Buongiorno a tutti, membri della Galassia del Nord, oggi qui su Radio Kaio parleremo del capitolo 365 del manga di Black Clover. Vi invito come al solito a guardare i social in descrizione e a supportarmi come meglio credete. Come abbiamo visto alla fine dello scorso capitolo, Nero utilizza la magia di sigillo per sigillare le ferite e il dolore, e se lei verrà sconfitta non potrà più farlo. Ci viene detto ciò con un'inquadratura su Ghost e Grey, Ghost tra l'altro senza un braccio, abbracciati nel momento della loro possibile morte. Se tutti a fine battaglia sono ancora vivi, c'è un piccolo bacio da parte del plot armor qui. Nero è insieme a Gordon e Henry, tuttavia Nacht e Magna le suggeriscono di allontanarsi da loro. Soprattutto da Henry, direi, così se dovesse essere casualmente gravemente ferito, Nero non potrebbe essere lì ad aiutarlo. Charmy e Nacht utilizzano una combo, secondo me molto carina, che prevede i cani d'ombra e i lupi divoratori, formando questa sorta di cerbero, potremmo dire, essendo che sono tre teste canine. La cosa dura per poco, nonostante le bestie riescano a ferire alcuni paladini generici, però poi vengono distrutte dal potere devastante di Damnatio. Charmy si avvicina a Damnatio per colpire fisicamente con i suoi poteri di nana, ecco però che il paladino la colpisce tagliuzzando il suo corpo apparentemente senza toccarla, e la stessa cosa accade poi a Zora. Damnatio così rivela che qualcuno dei paladini ha una doppia magia e che nel suo caso possiede la magia del demone superiore Baal, ovvero la magia di atmosfera. Attributo magico curioso l'atmosfera, che in questo caso è intesa come, cioè c'è il tempo atmosferico ad esempio, quindi creare temporali, nevicate eccetera, pure come manipolazione degli strati che avvolgono il pianeta Terra. Tecnicamente l'atmosfera è un involucro gassoso che circonda un oggetto o un corpo celeste, quindi oggetti o corpi che variano da singoli pianeti ad ammassi stellari, nebulose o intere galassie. Speriamo non la galassia del Nord. In questo capitolo però Damnatio usa quella magia per sferrare degli attacchi invisibili. Il che ci potrebbe anche stare, però secondo me bisognerebbe dare una spiegazione per rendere ciò più comprensibile alla gente. Ora so che su Black Clover non studiamo fisica, chimica, astronomia, astrologia, quello che volete, però comunque sia, secondo me questo potere va approfondito un po' meglio. E soprattutto spero che questa cosa si faccia nel prossimo capitolo, essendo che Damnatio non è ancora stato sconfitto. Ma poi il design di Baal, vogliamo anche mostrarlo, perché ci è stato fatto vedere Belzebù giusto così in una piccola vignetta, quindi mi aspettavo qualcosa di simile anche per gli altri demoni. Non escludo che potrebbe essere uno di quei disegni che vengono piazzati a fine capitolo nei volumi cartacei, però la vedo anche abbastanza dura. Torniamo su Nero, che ripensa al passato, a se stessa, tornando a quando era ancora Secre. Lei ha sempre vissuto per il suo scopo, il suo cuore si è irrigidito molto in quei 500 anni di osservazione del mondo, non le importava particolarmente di morire in un mondo dove Lumière non c'era più, o meglio questo è ciò che pensava, ma da quando si è unita al Toro Nero le cose sono cambiate ed è ufficialmente diventata Nero per tutti quanti. L'incoraggiamento di Lumière prima di frantumarsi, le circostanze del presente, gli incontri e gli scontri, tutto ciò ha portato Nero a dire di voler vivere in quell'epoca. Una nuova vita dunque per il personaggio nel presente, una nuova identità e dei nuovi compagni. Una situazione senza dubbio interessante, questa cosa del cuore irrigidito l'abbiamo vista comunque sia più e più volte con il personaggio di Nero, che non sembrava dimostrare parecchie emozioni, tranne in presenza di Lumière, Lumière che era appunto la sua ragione di vita. E una volta adempiuta quella missione dopo la sconfitta di Zagrid, ecco che Nero si è ritrovata come una persona vuota in un posto a lei estraneo. Luck tenta di colpire Damnatio, ma non se ne fa nulla. Magna tenta un Soul Chain Deathmatch, ma fallisce, nonostante io sarei stato curioso di capire se quel potere avrebbe contrastato la bilancia di Damnatio, essendo che funge da equalizzatore di potere magico tra i due maghi legati dalla catena. Purtroppo niente però può contro Damnatio, che atterra tutti quanti con la sua magia di atmosfera, irrompendo poi nella stanza del rituale, dove sconfigge con un nulla Vanessa, Dorothy e
la regina delle streghe, sempre grazie al potere di Baal. Nero così si ritrova a vedere i suoi compagni ormai prossimi alla morte. La ragione per cui sono viva, la ragione per cui ora ho degli amici, mi sono ripresa indietro il mio cuore a causa tua. Nero comincia a gridare il nome di Asta e come per magia il ragazzo tocca la sua spalla come solo Yami farebbe. Il rituale è stato completato, Asta è tornato a Clover ed è pronto ad affrontare Damnatio. Nero vede di fronte a sé una figura che le ricorda Lumiere. Altro ennesimo parallelismo tra Asta e Lumiere, come quello avvenuto nel capitolo 282 quando Asta affrontò quel demone bello gigantesco, il Majin, insomma non so se vi ricordate. Il capitolo dunque si conclude con queste scene. Ora che Nero possa essersi infatuata di Asta riconoscendo in lui la figura di Lumiere è quasi sicuro. Ora il fatto che lei si unisca a questo harem di Asta, che è già molto ampio, non mi piace come idea, perché comunque sia nell'ultima parte della storia bisognerebbe cercare di chiudere questo harem anziché ampliarlo. Tra l'altro nel capitolo si parla di questa cosa, che Nero grazie ad Asta adesso è quella che è, e insomma io però questa cosa avrei voluto vederla proprio sulle pagine, perché abbiamo visto Nero nella saga degli elfi nell'ultima parte essere un personaggio importante, ma poi per tutta la saga dei demoni è stato un personaggio marginale. Quindi avrei voluto vedere qualche scena che in questo modo mi avrebbe potuto fare enfatizzare di più con Asta e Nero, con quella scena dove Asta torna e fa un pat pat sulla fronte di Nero. La scena dell'arrivo di Asta ovviamente è già stata riconosciuta come un rimando a quando Naruto torna al villaggio della foglia nella saga di Pain, che comunque non è uguale ma fa niente. E comunque sì, quando Nero appunto grida il nome di Asta, potrebbe essere benissimo una Sakura che grida il nome di Naruto, però per il resto non mi sembra ci sia granché da associare. A me comunque come scena è piaciuta molto, al di là del fatto che poteva essere espanso il background prima di tale scena. Che dire, io spero che, allora, innanzitutto la magia di Damnatio ci sia spiegata meglio, di vedere questo design di Baal, ma che soprattutto questo ritorno di Asta non sia una mossa insulsa, ma che sia ragionata. Perché dico mossa insulsa? Perché io i commenti sotto Manga Plus li leggo. E Asta, quando torna Asta, e che cosa sta facendo Asta, o quando tornerà Asta sarà un comeback incredibile, ma Asta qui, Asta là, Asta su, Asta giù, nei capitoli dove Asta non c'entra un cazzo, e basta con sto Asta. Tipo Asta non appare per 4 capitoli in croce e c'è già la schiera di bambini che rivuole il loro protagonista nei capitoli, perché altrimenti non si sentono al sicuro, non si sentono soddisfatti, neanche dopo aver avuto tipo una ventina di capitoli dedicati quasi esclusivamente ad Asta. E anche nei capitoli dove Asta effettivamente non è sul campo di battaglia, continua ad apparire in flashback, in pensieri, in tutto. Io ora che Asta è tornato spero che i bambini saranno contenti, però onestamente spero che dopo aver affrontato Damnatio, prima di raggiungere il campo di battaglia, ci passi ancora qualche capitolo in modo da darci motivo di affezionarci ai personaggi che stanno combattendo attualmente alla capitale, perché abbiamo visto abbastanza poco dei loro combattimenti. Spero dunque che questa mossa sia stata calcolata e che non sia stata dettata dalla fretta di far tornare un protagonista perché il fandom lo acclamava, lo voleva e tutto quanto. Io comunque, nonostante abbia fatto queste critiche fino a questo momento, spero sempre in bene e innanzitutto vi dico che il capitolo mi è piaciuto. Alcune parti potevano essere fatte meglio, ma possono essere anche espanse nei prossimi. Speriamo in bene. Io non so se farmi il segno della croce, perché coi paladini qua non so se mi conviene. Magari fatemi sapere che cosa ne pensate voi di questo capitolo. Io vi ringrazio per la visione, vi lascio spazio nei commenti. Ciao a tutti. In questo periodo di tempo non avevo praticamente nulla da fare e quindi ho pensato a tantissime cose. Ho pensato a quelli che potevano essere i contenuti dei capitoli fino al numero 380. Ve li lascio qui perché magari può essere anche divertente discuterne. E con il capitolo 365, come avrete potuto leggere se avete fermato il video, non mi aspettavo un capitolo su Nero barra Secre.